insistito, non ha detto nulla. Il dispositivo si ascoltano sempre in silenzio, con rispetto. Chiaramente felice, perché il dispositivo, come avete saputo, noi siamo, penso, gli ultimi che usciamo, non dà ragione solo sulla inesistenza della gravità di Zeta, ma fa anche quello che noi volevamo che fosse verificato, cioè non c'erano i presupposti per il fermo. Forse c'è qualcosa di più, anche un colpo all'accusa. Noi non dobbiamo dare colpi all'accusa, no? Il giudice è lì per correggere eventuali errori, no? Fondamentalmente. Credo che ci sia stato un errore di impostazione della procura, succede, forse anche la pressione, chi lo sa, del caso, la necessità di dare magari delle risposte immediate, non lo so. Hanno sbagliato il tiro? No, sono come tutti voi, tutti noi, probabilmente nella difficoltà di capire cosa è accaduto e forse, chi lo sa, anche tutti frastornati, non lo so, molte sollecitazioni, però ripeto, qui il punto era proprio giuridico, ecco, come avevo detto anche oggi, non è un punto di chi sbaglia e di chi ha ragione, è un punto giuridico. In effetti verso l'ingegner Perocchio questo fermo era, insomma, abbastanza forzato, ecco. Il giudice sta lì apposta per verificare questo. Voi sapete che convalidare o non convalidare un fermo agli effetti pratici non conta nulla, conta oggi applicare o non applicare la misura, però era importante scrivere che quel fermo non andava fatto, no? Quindi, chi lo sa, forse con un'impostazione più calma, magari più obiettiva, si poteva fare diversamente, però non sono errori, si cercano delle strade e poi ci sono i giudici che eventualmente, diciamo, mettono delle pezze, così, diciamo. Quindi noi siamo contenti.